Amici sportivi, benvenuti al Pala Regnani di Scandiano per la 18ª giornata del campionato nazionale Serie 1. Stasera Rollers Hockey Scandiano contro TR Montebello. Le squadre stanno per entrare in pista. Montebello che reduce dall'ottimo pareggio interno 2-2 con i campioni in carica del Forte Neimaro, un campione in carica di 2 anni fa, l'anno scorso non è stato assegnato lo scudetto. Entra proprio in questo momento il TR Montebello in maglia bianco-rossa, linee verticali. Scandiano reduce dalla sconfitta a Grosseto per 6-2. Scandiano che ancora deve fare i conti col Covid. Sembrava poter aver recuperato Ballestero. Ballestero non sarà in pista perché l'esito del tampone molecolare è stato ancora positivo. E quindi rientra Luca Zamora in casa, Luca Hernandez. Dopo era rientrato per la verità a Grosseto fornendo un'ottima prestazione. E ritorna qui a Scandiano a difendere i pali della porta di Rossoblu che entrano in questo momento. Capitan Franchi, Scandiano in attesa di tornare al completo. Anche Filippo Fontanesi non è al meglio della condizione per un problema a un tendine di una mano, quindi non si sa se sarà della partita e quale sarà il suo minutaggio. Tanto le squadre stanno per entrare in campo, diremo le formazioni insieme per il poco pubblico che ha accesso a questo impianto. Il padre Ragnani che scambiamo per la 18ª giornata di campionato nazionale Serie 1. Rode che scambiamo con il TR Montebello. Formazione in pista, TR Montebello, con il numero 1 Edi Nicoletti, con il numero 2 Diego Nicoletti, con il numero 4 Carlo Bertinati, con il numero 5 Lucio Paglia, con il numero 6 Juan Farida, con il numero 7 Antonio Michele, con il numero 8 Massimo Tattarani, con il numero 11 Simone Bolla e con il numero 10 Giovanni Bo, allenatore di Castanelli. Roller Hockey Scandiano, con il numero 49 Luca Hernandez, con il numero 5 Nicolò Busani, con il numero 8 Federico Casale, con il numero 9 Alessandro Franchi, con il numero 37 Alex Raffaelli, con il numero 41 Andrea Stefani, con il numero 29 Lorenzo Barbieri, con il numero 7 Alessandro Luva, con il numero 77 Filippo Fontanesi e con il numero 10 Matteo Sassatelli, allenatore Massimo Barbieri, arbitro di conduzione Franco Ferrari e Giorgio Fontana. Rieccoci qui dopo aver letto le formazioni, ringraziamo Alessandro Tirelli alla regia e Greta Ganassi. In attesa dei quintetti in pista arbitrano l'incontro, abbiamo detto Franco Ferrari e Giorgio Fontana. Dicevamo del Montebello che viene da un ottimo periodo, prima del pareggio di Forte ha sbancato il palo Uro che era Bassano per 6-3-3, una partita in cui l'hanno fatta da padrone gli attaccanti, la coppia d'attacco Nuno Paiva e Massimo Tattarani. Massimo Tattarani ex di questa partita, vestito la casacca rossoblu l'anno scorso e 21 anni fa con l'allora tecnico Paolo Ragazzi, che ha visto l'annata della sua consacrazione a livello nazionale, l'allora 18enne Massimo Tattarani. Quintetti in pista, Montebello che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi con in porta Edi Nicoletti, Massimo Tattarani, Diego Nicoletti, Migueles e Juan Fariza. Spongo sullo Scandiano, in porta dicevamo il ritorno di Luca Hernandez e gli esterni
Capitan Franchi, Chicco Casali, Nicolo Busani e Lorenzo Barbieri. Tutto è pronto per l'inizio di questa partita, la 18ª giornata. All'andata, partita che inizia adesso, l'andata vide forse la miglior prestazione stagionale in trasferta di Scandiano, che ha perso di una rete, ha perso di misura in quella partita in cui meritava di fare punti. Punteggio di 4-3 per il Montebello. Vediamo come si appresta a giocare la squadra di Massimo Barbieri. Questa partita abbiamo visto le prime partite senza la squadra titolare, una squadra piuttosto chiusa che non subiva tanti gol ma che creava poco. Poi Massimo Barbieri ha chiesto ai suoi di uscire un po' dal guscio, di giocarsela. Questo ha fruttato qualche gol in più realizzato, qualche gol in più subito ovviamente, soprattutto nella gara col Trissino. Poi nell'ultima partita sono stati due tiri diretti sbagliati a rendere un po' più pesante il passivo per la squadra rosso-blu a Grosseto, 6 reti a 2, ricordiamo. E comunque il campionato sta, diciamo, volgendo verso l'ultimo quarto della regular season. Tanto Franchi perde una brutta palla, Migueles, attenzione Migueles, da solo Migueles, Luca Hernandez compie il suo primo intervento, rasoterra insidioso, si distende il portiere spagnolo rosso-blu. Brutta palla persa questa da Capitan Franchi, che cerca ora di imbastire un'azione. Montebello difende abbastanza guardingo ma non pressa, lo fa in questo momento. Franchi cerca di liberare Busani, non era facile perché la palla non era rasoterra ma era a mezza altezza, quindi Casali cerca il tiro dalla distanza, deviazione forse fortuita, finisce fuori di poco, forse Nicoletti qua sembrava fuori causa, la palla è finita fuori, prima occasione anche per Scandiano, dopo due minuti un'occasione per parte, coppia temibilissima quella dei Vicentini, Tataranni non ha bisogno di presentazioni, e Nuno Paiva che ha tuttora quota 22 reti, è una bella sorpresa di questo campionato, giocatore molto veloce, molto rapido, con un'ottima tecnica. Ora cerca un alzo e schiaccia davanti a Luca Hernandez, Farizza, che difesa scandianese riesce a intercettare. Poi è Frank che deve uscire dalla sua area, lo fa in questo momento pattinando, bello stile, vai davanti alla porta, non riesce a concludere perché la palla finisce sul pattino ovviamente dopo un contrasto. Bella iniziativa in azione personale di Capitan Franchi. Ora Diego Nicoletti, che ha militato un po' in tutte le squadre venete. Ancora Nicoletti, si trova la palla davanti, finisce fuori, la sua conclusione se l'è trovata un po' lì, poi ha qualche problema Casali a liberarsi della palla, poi palla che finisce alta, quindi in deviazione, il possesso torna per Scandiano, 0-0 dopo i primi 2:50 di questo primo tempo. Casali, uno dei più positivi delle ultime partite, Chicco Casali, Capitan Franchi, ora Barbieri, scambio con Casali, Luca Chiarello, allenatore di questo Montebello, che viene, per la verità si parla poco del Montebello, ma Montebello sta facendo un ottimo campionato, è in piena zona playoff, ha 26 punti, attacco 68 reti, 68 anche le reti subite. Tanti gol fatti da questa squadra che annovera, come abbiamo detto, uno dei principi dei cannonieri italiani, vale a dire Massimo Tataranni. Tataranni era a Scandiano l'anno scorso nello broker targato Crudeli, 40 reti fino alla sospensione, le ultime 5 giornate del campionato, quindi ottima stagione per lui anche quest'anno. Diego Nicoletti vede tutto chiuso, quindi riparte con il suo compagno di reparto Juan Farizza. Juan Farizza che nella partita d'andata fu colpito da una pallinata al volto, si temeva per lui, invece fortunatamente le cose andarono bene. Salutiamo gli amici di Montebello anche che ci ascoltano in questa diretta a Fisr, perché la partita si gioca a porte chiuse, pochi gli accreditati, quindi salutiamo loro che ci ascoltano dal Veneto. Qualche problema a uscire per Scandiano, lo fa bene Busani restituendo la palla a Capitan Franchi. Capitan Franchi non vede sbocchi, quindi riparte. Vengono marcati a uomo ma piuttosto a vista, anche il portatore di palla non viene pressato. Ora Barbieri, Franchi cerca spazio, Franchi per questione centrale, non c'è nessuno davanti a lui, quindi riparte, 8 secondi per tirare, lo fa in questo momento Casali, un po' timida questa conclusione, parte come un treno Tataranni, serie di finte, bella palla per Juan Farizza che forse non se l'aspettava, problemi col controllo. Poi Luca Hernandez, viene fischiata l'infrazione
colpo, che è uscito con la stecca dall'area di porta, ha colpito la palla. Quindi 20-25 da giocare di questo primo tempo 0-0 tra Scandiano e Montebello. Libero ora di tirare Farisa, schema su punizione, ha liberato il galiziano che però non ha sorpreso la difesa scandianese, ancora lui in possesso di palla, palla all'indietro per Nicoletti, riparte l'ultimo uomo Migueles, uno contro uno con Barbieri, non si fida, scarica su Nicoletti, tiro potente e preciso, ma risposta Luca Hernandez che ha visto partire il tiro. Siamo curiosi anche di vedere la condizione di Luca Hernandez, perché avere il Covid, rientrare, d'accordo anche da asintomatico, comunque perdendo un mese in sostanza anche di allenamenti con la squadra, ha dato buone risposte a Grosseto. Intanto tiro dalla distanza di Nicolo Busani, respinto dalla difesa vicentina, ora Nicoletti, palla rubata da Frank, bravo il capitano in questo caso, fa ripartire Lorenzo Barbieri che scambia, qualche difficoltà ancora per Casali che non riesce a mantenere il controllo. Tataranni gira, cerca di entrare in area, Tataranni, attenzione, pericolo numero uno questa sera per la difesa scandianese, poi Migueles che cerca di andare, poi ancora una volta Luca Hernandez mette il bastone e devia la palla in una posizione che non gli compete, vale a dire fuori dall'area di rigore, quindi ancora una volta, la terza volta in pochi istanti. Molto reattivo dalla sua parte Luca Hernandez, molto elastico nel movimento di braccio a intercettare la linea di passaggio. Ora Tataranni dietro porta, attenzione, sempre pericolo, cerca il taglio di Migueles, poi sulla ribattuta Farizzi, il più lesto, ma è bravissimo Luca Hernandez a far ripartire capitan Franchi, a spazio Franchi cerca un altro schiaccio, gli soffia la palla a Nicoletti, poi Fontana in un secondo momento ferma il gioco e decreta una punizione a un paio di metri fuori dall'area, posizione centrale interessante magari per una conclusione. Vanno capitan Franchi, si avvicina a Casali, Barbieri arretra, 18-54 a giocare questo primo tempo, vediamo Barbieri a destra, Franchi a sinistra, vediamo su chi ricadrà la scelta. Franchi un po' lenta questa punizione, quindi non riesce a concludere, poi Casali, bella iniziativa di Casali che sfrutta anche il blocco di Lorenzo Barbieri, poi palla all'indietro, intercettata da Migueles che va in contropiede, Tataranni, tiro di Tataranni sul primo palo alto, gran parata di Hernandez, poi bel tiro di Busani che ormai ci prende gusto da quella posizione, tutte le tre reti sono venute dalla stessa posizione, sta Nicolò Busani cercando la mattonella, tiro molto insidioso, un tiro secco. Ora Diego Nicoletti, attenzione con la ribattuta, poi respinge in posizione plastica, con una parata plastica. Luca Hernandez, Joan Farizza dietro porta, attenzione un po' di spazio, Joan Farizza per la corrente, Migueles, passaggio sbagliato, due contro uno scandianese, Barbieri, tiro di Barbieri, Nicoletti ci arriva e poi decreta una palla a due Ferrari, grossa occasione scandianese con il 2 contro 1. Barbieri si è trovato solo davanti a Edi Nicoletti e non è riuscito a trafiggerlo. Intanto primo time out di 17:56 da giocare, ricordiamo anche le altre partite, Valdagno Monza sullo 0-0, Lodi Grosseto 1-1, il Trisno vince già a Breganze 2-0, il Follonica vince a Forte dei Marmi 1-0, il Correggio vince a Sandrigo 1-0. Ricordiamo che Bassano-Sarzana sarà il posticipo di mercoledì sera, insieme a Forte Follonica. Bassano e Sarzana è sicuramente la partita più interessante per quanto riguarda l'alta classifica. Diamo un occhio anche ai marcatori, finora vediamo Ambrosio a 28, Jordi Mendez 25, Emmanuel Garcia insieme a Marti Casas 24, il Luzzi e Coe 23 e Pagnini e il già nominato Nino Paiva a 22. Partita, dobbiamo dire, equilibrata fino a questo momento, un po' da una parte, un po' dall'altra. Adesso Scandiano tiene le iniziative del Montebello che non ha ancora dimostrato la sua forza in questa partita. Adesso è entrato Nuno Paiva,
posto di Migueles. Stiamo a vedere se modificherà qualcosa nell'assetto e anche nelle iniziative offensive, soprattutto la squadra di Luca Chiarello. Si riprende con una palla a due all'angolo basso alla destra di Edi Nicoletti. Intanto si scalda Raffaelli nella panchina scandianese. Si riprende, palla in possesso scandianese, Barbieri. Vede Capitan Franchi, ancora palla per Barbieri. A spazio Barbieri, tiro di Barbieri contro Chico Casari, che poi non riesce a recuperare la pallina. Farizza, bravo Nicolò Busani a sporcargli il controllo. Poi Tatarani, attenzione Tatarani, bravo Franchi, questo è fallo a mio avviso. Bravo Franchi a intercettare la sua iniziativa. Poi ancora Capitan Franchi, cerca di liberarsi di Nicoletti, vi riesce. Nicoletti ancora su di lui, palla lasciata lì, attenzione. Ancora Franchi, squadra un po' ferma ora quella scandianese. Franchi per Barbieri, fatica ad alzare il ritmo scandiano, adesso viene pressata la formazione di Barbieri, quella che non avveniva subito all'inizio partita. Burani cerca e trova Capitan Franchi sempre sulla linea dell'asse offensiva della destra, chiama i suoi Luca Hernandez per una conclusione, che aveva troppo la distanza, funziona la difesa di Montebello, non ha fatto neanche entrare in area la squadra scandianese. Poi Farizza, che ha un po' di spazio, non si fida del suo tiro anche perché c'aveva Franchi davanti. Nino Paiva tocca la sua prima pallina, Diego Nicoletti, ancora Paiva, Tataranni indietro per Farizza, tiro di Farizza, respinta di Luca Hernandez. Poi da lontanissimo Nicoletti quasi sorprende la difesa scandianese. Lesto a recuperare Tataranni, poi Farizza non controlla, attenzione Barbieri per Busani, tiro centrale, forse poteva andare anche Lollo Barbieri, deve cercare un po' l'iniziativa personale, ha le qualità per farlo. Nicoletti, Montebello ha iniziato a forzare un pochino il ritmo nei suoi possessi. Vediamo Tataranni, tiro ribattuto da Busani che sta davanti a lui, ancora Tataranni, poi è fortunato in un rimpallo, poi attenzione Paiva, cade Paiva non toccato da Capitan Franchi. Scambiano i due attaccanti di Luca Chiarello, in maglia bianco-rossa, ancora Nino Paiva per Tataranni, cerca la conclusione, bravo la prima volta Barbieri, poi la seconda Luca Hernandez che si autocarica e dà la carica anche ai suoi. Scandiano sta reggendo abbastanza bene in difesa, le iniziative venete, diciamo, tiene un po' fuori dall'area, sa quanto possono essere pericolosi, e soprattutto contro la squadra di Chiarello non bisogna farli andare in contropiede, perché in contropiede sono veramente bravi. Barbieri per Franchi, non c'è nessuno in area, ci va adesso Busani. Franchi che scarica su Casali, Lollo Barbieri da ultimo uomo, davanti a sé Farizza, palla dentro per Casali che devia e cerca un'altra schiaccia, ancora Casali ribattuta, Busani non ne approfitta, la palla era troppo vicina a Nicoletti, occasione forse fortuita ma grossa quella che è capitata davanti a porta per Tico Casali. Poi Tataranni cerca di entrare in area, bravo Casali a respingere, ancora più bravo adesso Casali che manda in contropiede Lollo Barbieri, ancora in possesso di palla. Casali è stato abbastanza sveglio in questa occasione, sia nell'azione difensiva che in quella offensiva, l'ha tramutata subito in un contropiede, che però non ha avuto sbocchi. Poi Franchi, sull'uscita Casali, ancora Franchi, cerca di andare in area, un po' azione impossibile questa personale di Capitan Franchi, comunque la palla rimane a Scandiano, ancora Franchi, fronteggiato da Tataranni, Franchi va dietro porta, cerca un'altra schiaccia, forse la palla a mio avviso alta, però era una grossa occasione, questa gli era riuscita. Nicoletti, palla in mezzo in tunnel a Tataranni, non riesce, anche perché con veemenze e con cattiveria agonistica Casali sta facendo molto rispettare in area, nella propria area, quindi non permette di concludere all'ex bomber in maglia bianco-rossa.
Barbieri, palla dentro, un po' alla cieca, che trova però dall'altra parte Capitan Franchi, quindi il possesso rimane scandianese. 13-22 da giocare, sempre 0-0 tra Scandiano e Montebello. Capitan Franchi cerca un buco difficile per uscire, poi la palla con un rimpallo favorisce la coppia Paiva-Tattarani. Attenzione alle punizioni veloci che cercano di battere, nella fattispecie Juan Fariz, poi chiede i 3 metri, Ferrari deve fischiare in questa occasione, posizione favorevole perché Diego Nicoletti tira da tutte le posizioni, figuriamoci se non lo fa dal limite dell'area, non l'ha fatto, ha favorito un'azione su schema, ora contropiede, 3 contro 2, tiro di Nicolò Busani, esterno del palo, era un 3 contro 2, forse un po' troppo lenti qua il giocatore di Massimo Barbieri, esce intanto un positivo Lorenzo Barbieri, entra Alex Raffaelli, 13-04 da giocare di questo primo tempo, sempre 0-0, Raffaelli, prima palla per lui, Casali, migliore di Scandiano a mio avviso, finora, Raffaelli cerca di, iniziale personale non riesce, perde palla, Farizza, Tattarani, palla ancora per Farizza, attenzione alla sua girata, è attenta alla difesa scandianese. Ora è Tattarani, ha problema di girarsi, dietro per Nicoletti, tiro di Nicoletti, deviato, cerca di andare in contropiede Scandiano, ma la balaustra fa un brutto scherzo a Casali, quindi recupera palla Farizza, il giocatore galiziano cerca di entrare in area, cerca spazio, poi glielo impediscono un po' più volte i difensori scandianesi, poi Nino Paiva pericoloso, in questo caso la porta era spostata, vediamo ingresso in area di Juan Fariz, cerca con una finta di tiro di eludere l'intervento di Raffaelli che però sta con lui ma non riesce a ripartire il contropiede scandianese, ora è Montebello che pressa, non fa uscire Scandiano dall'area, Nino Paiva, Nicoletti, Fariz che prende campo, cerca spazio per organizzare un'azione offensiva, Nino Paiva dal lato destro, palla scaricata sul primo palo opposto, bravo ancora una volta Chicco Casali, poi ha il problema di uscire la squadra scandianese, lo fa in questo momento con Raffaelli, ci vuole il fisico di Raffaelli oltre che la tecnica per cercare anche qualche azione personale senza possibilmente perdere palla e superare l'uomo come in questo caso, tutto regolare secondo Ferrari, secondo noi ha ragione, poi Tattarani, attenzione Tattarani, bella palla ancora una volta recuperata da Casali, poi Busani cerca un tiro in mezzo a due avversari, recupera ancora lui la palla, poi in un qualche modo la scarica dietro per Franchi, positivo l'atteggiamento della squadra scandianese che sta giocando alla pari questa partita, lo dobbiamo dire, poi Franchi un po' diciamo con le buone maniere, Nicoletti cerca di soffiargli palla, ancora Franchi cerca di entrare in area, tiro di Franchi positivo da fermo questo tiro, quindi non era facile dare potenza, imprimere potenza alla palla, si è riuscito ad effettuare un tiro abbastanza pericoloso, intanto è uscito Tattarani a prendere fiato, è rientrato Miguelez, Nino Paiva, tiro ribattuto, attenzione, poi molto bravo la difesa scandianese sulle seconde palle finora, intanto esce Chicco Casali stremato, è molto positivo, e rientra Lollo Barbieri, subito palla per lui, Busani, positivo l'atteggiamento di tutti i ragazzi di Massimo Barbieri, dobbiamo dire. Franchi per Raffaelli che arriva, bella palla del capitano per Raffaelli che ha seguito, poi ha cercato, questa era una spinta di Juan Fariz, però forse a palla lontana, a occasione avvenuta diciamo. Franchi, i giovani scandianesi che hanno questa possibilità di giocare in Serie 1 dovranno farsi valere anche fisicamente, anche con qualche trucco, con un po' di mestiere, perché stanno acquisendo sempre più esperienza, ricordiamo un po' come erano timidi nelle prime partite in cui erano stati chiamati in causa ad essere proprio una squadra di giovani 2003-2004, a parte Franchi, adesso sono molto più smaliziati, lo stanno dimostrando, il problema è esserlo per 50 minuti, che in questa categoria, nella massima categoria del campionato italiano, ovviamente non è cosa facile, ma questa sera ci sta piacendo la formazione di Massimo Barbieri, attento ancora una volta, attenzione Paiva cerca di entrare in area, poi qui va giù, ma anche secondo noi non c'è
contatto 0-0, i falli di squadra, oltre che il punteggio, a 9-23 da giocare, partita ovviamente corretta. Migueles, finta di tiro, non sa cosa fare, poi rientra, trova il New Pai, va all'indietro per Nicoletti, da lontanissimo, finta di tiro, va sulla sinistra, cerca l'ingresso di Migueles, viene chiusa la linea di passaggio, quindi esce all'indietro Farizza, parte Farizza, il pattinaggio, poi quasi una deviazione, non provoca qualche disastro, ancora Farizza, Farizza sempre presente nel gioco, la squadra di Luca Chiarello, Nicoletti da lontanissimo, prende in pieno Raffaelli, quindi tutto da rifare per la squadra di Vicentina, 8:38 da giocare di questo primo tempo, 3 secondi per andare al tiro, tiro che avviene in questo momento, così possiamo dire, poi Franchi dall'altra parte cerca un contropiede, va un po' in una terra di nessuno, poi il primo fallo di squadra avviene quando mancano 8 minuti e 24 al termine, l'effetto Juan Farise che adesso dà spazio a Carlo Bertinato, una vecchia conoscenza di tutto l'hockey veneto. Lodi in vantaggio sul Grosseto 2-1, Trissino prende largo a Breganze 4-0, Follonica sempre Corsaro in Versilia a Forte dei Marmi per 2-1, il Correggio sempre vincente sul San Drigo 2-1. Qui a Scandiano ancora 0-0, come in Valdagno Monza, due partite in cui non si è ancora segnato. Partita piuttosto equilibrata fino a questo momento, in questi ultimi minuti a dire la verità il Montebello ha aumentato un pochino i giri, Scandiano agisce di rimesse, quando può cerca di fare male, comunque il portiere suo da fare l'hanno avuto, magari non in maniera pressante, ma hanno compiuto qualche buon intervento sia Eddie Nicoletti che Luca Hernandez, il rientrante Luca Hernandez. Tanto abbiamo un occhio nella classifica che vede Lodi a 40, Forte 37, Sarzana 35, Valdagno 34, Trissino 33, Bassano 30, Follonica 29, il Montebello 26, come abbiamo detto, il Grosseto 21, San Drigo 19, Correggio 18, Monza 11, Scandiano 5 e Breganze 1. Una classifica che nelle prime 5-6 posizioni è molto molto tirata. Attenzione, Franchi cerca un'iniziativa personale, non riesce. Contropiede, un 4 contro 3, attenzione, Diego Nicoletti, Paiva a spazio, Paiva palla, ha cercato di darla a un suo compagno meglio posizionato, una difesa scandianese, ancora no, questa volta ancora una volta molto ermetica, riuscita questo tiro dalla distanza di Franchi, intanto respinto Nicoletti, Bertinato tocca la sua prima pallina, scambia con Diego Nicoletti, Migueles, ancora Nicoletti, 7:42 da giocare, attenta ancora la difesa scandianese, fa uscire, tiene a distanza i propri avversari, poi Nicoletti, bella palla di Nicoletti stavolta che finta il tiro e Migueles è più lesto di Barbieri nella deviazione, porta in vantaggio la squadra vicentina, 1-0 qui a Scandiano. Migueles quindi sblocca il risultato, una partita che si stava facendo un po' complicata per Montebello, non trova la via della rete, l'ha trovata adesso, gran parte del merito va comunque a Diego Nicoletti, tutti si aspettavano il tiro, poiché Nicoletti è uno che il tiro ce l'ha, ha trovato, l'ha cercato e trovato la deviazione, intanto Raffaelli si libera con un'ottima finta di corpo di Nicoletti, il tiro insidioso, bella parata di Nicoletti, forse la più difficile fino a questo momento, Franchi, limite dell'area di Franchi, cerca un'incursione in area, poi non trova Busani, riparte in contropiede, Paiva, attenzione, tiro di Paiva, Paiva finisce fuori, potente ma impreciso, lo stesso Paiva va però a riprendersi la palla, ancora Paiva all'indietro, Migueles, Nicoletti, cerca di sfruttare il momento favorevole della squadra di Chiarello con Nicoletti, cerca un alza schiaccia Nicoletti, palla viene toccata da Luca Hernandez, quindi ripartono in seconda disposizione
il Montebello cerca un'iniziativa simile a quella del gol, che ha portato al gol, un tiro dalla distanza con la deviazione. È un vecchio sistema che però funziona, o almeno ha funzionato quando un minuto fa ha realizzato. Poi cerca di superare Miguel Straffaelli, non vi riesce, però poteva, può sicuramente fare male a Raffaelli in questo caso. Poi Busani non si avvede della pallina vicino al suo corpo, si lascia sfuggire questa occasione. Nuno Paiva cerca l'inserimento di qualche compagno, poi vede Miguelez, l'autore del gol, che va dietro porta, ancora Paiva fuori per Nicoletti, a spazio Nicoletti, finta di tiro. Nuno Paiva cerca un tiro caricato, ci ha messo troppo qua Nuno Paiva a caricare il tiro, sta cercando di sfruttare il momento. Il Montebello, 5:41 da giocare, passato in vantaggio da poco, con una bella iniziativa, più che iniziativa, un'ottima finta di tiro di Diego Nicoletti, che ha pescato e trovato il suo compagno Miguelez nella deviazione, che finora è vincente. Tanto 5-0 del Triscina Braganze, 2 Joao Pinto, 1 Caio, Faccin e Gavioli, i marcatori. Due gol di Luz intanto nell'Odi, uno di Torner, 3-1 sul Grosseto. Danno in occhio agli altri risultati. Prossimo turno Montebello se la vedrà in casa con l'Odi. Scandiano andrà a Follonica nella 19esima giornata. Riprende intanto la partita, 5:38 da giocare. Nicoletti, Nuno Paiva, brutta palla questa del portoghese, fa ripartire la squadra scandianese. A spazio Barbieri, tiro di Barbieri, per fare meglio con Barbieri, aveva spazio, poteva andare dritto per dritto, ci ha pensato quel secondo in più. Poi Nuno Paiva dall'altra parte, Raffaelli con lui, all'indietro per Miguelez, Nicoletti, Miguelez si ferma, cerca l'uscita dai blocchi di Carlo Bertinato, poi bravo Nicolò Busani a recuperare questa pallina, difficile fallo di squadra di Bertinato, stecca su stecca, secondo fallo di squadra della formazione vicentina. Di parte Franchi, 4:55 da giocare, Candiano che deve restare in partita. E adesso c'è e come Montebello, tanto scadono i secondi di Capitan Franchi, non era uscito, punizione veloce battuta da Miguelez, Miguelez la conclusione, contropiede scandianese, Franchi all'indietro per Barbieri, attenzione Barbieri, palla dentro, forse ha fatto bene non tirare Barbieri, era marcato in questo caso, non è riuscito a trovare un compagno libero in area. Miguelez, Diego Nicoletti, ancora Miguelez, cerca di entrare in area, non vi riesce, trova Nuno Paiva all'indietro per Bertinato, ora Diego Nicoletti, 4:10 da giocare di questo primo tempo, 1-0 per il Montebello. Parte intanto Bertinato, il tiro finisce fuori da parte di Miguelez, buona la difesa scandianese qua, che ha chiuso tutti i varchi, ma si sta comportando bene. Il gol è sicuramente un'intuizione, il gol subito è un'intuizione di Nicoletti, poi nell'occasione della spizzata, della deviazione, è stato più bravo Miguelez, il Barbieri, quello che può stare. Franchi, 3:38 da giocare, Franchi, tiro dalla distanza di Franchi, finisce fuori, stesso Franchi va a cercare di recuperare palline, più veloce Nuno Paiva che fa ripartire Nicoletti, Bertinato all'indietro, Nuno Paiva, attenzione, doppia finta di tiro, si comporta bene con la difesa scandianese, poi qualche problema per Paiva nel controllo, bravo Capitan Franchi, lascia proseguire Fontana, Raffaelli, Busani non ha più la linea di tiro, non vedeva più la porta da quella posizione, poteva essere sfruttata meglio questa occasione. Barbieri, perde palla Barbieri, Miguelez, attende un po' stanco qua Barbieri, tiro sul primo palo e si rivede Luca Hernandez da un po' inoperoso,
deviazione, tiro sul primo palo, molto bravo Luca. Tanto fuori Paiva, rientra Tatarani per questi ultimi 2,59 da giocare. Punizione dall'angolo basso alla destra di Luca Hernandez. Migueles, Tatarani, scambio con Bertinato, indietro per Diego Nicoletti. Migueles, bravo Barbieri a rimanere con lui, a chiudergli la linea di passaggio. Ora Diego Nicoletti, Tatarani, Tatarani, attenzione, cerca l'alzo e schiaccia, bravo Raffaelli a chiudergli lo specchio, poi Capitan Franchi, un'ottima finta di corpo, attenzione Franchi, ancora va su di lui Migueles, fallo di squadra di Migueles, ma Migueles ha fatto bene, vogliamo dire, ottima interpretazione difensiva, se no Franchi sarebbe andato in porta, l'abbiamo visto chiaramente, aveva un passo diverso, ci ha messo il corpo, ha commesso fallo, ma è stato un fallo ben speso a mio avviso. Franchi, pronto a rientrare Chicco Casali, per me il migliore di Scandiano stasera, fino a questo momento, oltre anche a Luca Hernandez, si sta comportando molto bene. Poi in ciampo, bravo Raffaelli a essere più lesto di Nicoletti, dà la carica un po' ai suoi Alex, poi cerca un'iniziativa personale Capitan Frank, poi la finisce fuori, la deviazione di Nicoletti, quindi possesso ancora scandianese, 2-0-5 da giocare, fuori Barbieri, dentro Casali. Barbieri ha speso molto. Franchi, Michele Sarcigno molto nella marcatura, molto attento, ancora Franchi, cade in area, rigore, stavolta è esagerato un po' Migueles con il corpo, con le mani. Franchi è stato bravo e furbo a guadagnare l'area, forse era quello anche che voleva, anche se il fallo c'è stato, non ci sono delle grosse proteste, per dire la verità, molto civili. 1,56, Alex Raffaelli va sul dischetto del rigore. Raffaelli contro Nicoletti. Raffaelli, palo, ma fa ribattere la, no, punizione, si prende con una punizione per il Montebello. Raffaele, la conclusione è finita sul palo esterno, quindi non ha sfruttato l'opportunità del rigore. Scandiano deve cercare di realizzare, di avere una percentuale di realizzazione accettabile, poiché non sono occasioni che vanno sfruttate, i tiri diretti, i penalty in questo sport sono fondamentali. In questo caso Raffaele è stato anche sfortunato, ha preso il palo. 1,28 da giocare in questo primo tempo, 1-0 sempre per la formazione ospite, il Montebello qui a Scandiano. Bella palla di Migueles per il taglio di Nicoletti, che non stava neanche guardando, quindi ancora Migueles all'indietro. Migueles è finora quello che sta decidendo il match. Palla dentro di Bertinato, respinta da Alex Raffaelli all'indietro, ancora Bertinato, ancora Nicoletti, cerca spazio, bravo Luca Hernandez a far ripartire in contropiede. Bella palla ora di Casali per Busani, che spara fuori, bel contropiede scandianese finalizzato imprecisamente, però Scandiano è in partita. Ora attenzione a Tatarani, si libera, ma è bravo Raffaelli, poi bellissimo passaggio di Raffaelli, sfortunato qua Chicco Casali, ma molto bravo Nicoletti ad arrivarci con la mano, una maledizione per Chicco Casali, che meriterebbe un gol così in generale, non stiamo dicendo nella fattispecie in questa partita, generosissimo, buon tiro, è stato sfortunato tante volte in questi ultimi tempi. Stesso Casali indietro per Franchi, 30 secondi da giocare questo primo tempo. Raffaelli,
Casali, Franchi, può andare fino alla fine, Scandiano, andare fino all'ultimo tiro. Franchi all'indietro per Raffaelli, cercherà probabilmente un suo tiro. L'ha fatto Raffaelli a tirare sul primo palo, è attento Nicoletti e finisce qui il primo tempo col Montebello in vantaggio 1-0 di una partita però equilibrata e vedrà sicuramente un bel secondo tempo. A tutti voi da Sandro Renieri, ci ritroviamo per i 25 minuti del secondo tempo.
Amici sportivi, ben ritrovati dal Pala Regnani di Scandiano per questo secondo tempo tra Roller Rock e Scandiano e TR Montebello. Sandro Rainieri alla voce, Alessandra Tirelli alla telecamera, riprende il gioco qui subito Franchi alla conclusione, ribattuto da Daddy Nicoletti, Tatarani subito in contropiede, Montebello in maglia bianco rossa, linee verticali, attacca da sinistra verso destra in questa diretta Fischer per questa 18ª giornata. Chicco Casali in possesso di pallina, abbiamo in maglia rosso-blu, diamo un'occhiata ai quintetti, fallo di squadra di Juan Fariz, il quarto per Montebello, 0 ne ha Scandiano, 1-0 per il Montebello dopo il primo tempo in virtù della rete messa a segno da Migueles nel primo tempo. Raffaelli ha sbagliato un rigore, è stata concessa punizione contro probabilmente per un'infrazione durante il tiro, probabilmente per una finta prima di effettuare il tiro, comunque tiro che non era andato, non era finito in rete. Ora fallo di Diego Nicoletti che ha, per soffiare la palla a Casali, gli ha praticamente messo la stecca in mezzo alle gambe e ha cocciato contro il bastone di Diego Casali. Quintetti in pista, Nicoletti in porta, Fariza, Diego Nicoletti, Tataranni e Bertinato, la formazione veneta allenata da Luca Chiarello, Luca Hernandez, Capitan Franchi, Barbieri, Casali e Busani per la formazione allenata da Massimo Barbieri. Esce da una brutta situazione Capitan Franchi, tiro di Franchi ribattuto da Bertinato, poi stanno per scadere i secondi, ma Franchi riesce a recuperare il possesso, ancora attento, palla dentro per Casali, molto bravo Franchi a cercare poi dall'altra parte Tataranni, Bertinato para di testa, Luca Hernandez distinto, gran parata quella del portiere spagnolo su questo contropiede, stavolta molto pericoloso della squadra veneta. Nicoletti, bravo Barbieri a portarlo fuori, poi Nicoletti va forte di lui, Fariza dalla distanza, Bertinato, tiro al volo, respinto da Luca Hernandez che cerca di caricare i suoi, Barbieri ora va in avanti, tiro di Barbieri, gol di Barbieri, super gol di Lorenzo Barbieri, palla al 7, conclusione da distanza siderale, fulminato Edi Nicoletti e Lollo Barbieri porta al pareggio a Scandiano, 1:48 giocati. Questo secondo tempo, pareggio scandianese, dobbiamo dirlo, anche meritato per quello visto finora, partita equilibrata. Vediamo se Scandiano saprà tenere ora o se magari vorrà sfruttare il momento propizio. Busani, gran gol questo di Barbieri, c'era andato vicino a volte, perde palla, attenzione poi la riconquista. Poi Casali, bravissimo su Tatarani, ancora Casali. Casali, tiro di Casali, palla per Franchi, Franchi, rigore, intervenuto Fariza, rigore netto questo, chiedono il cartellino blu anche da più parti, fallo c'è stato, forse non era cattivo comunque. Ora va Nicolo Busani sul dischetto del rigore, il secondo per Scandiano, a pochi minuti effettivi dall'altro non sfruttato da Raffaelli. Ora è Nicolo Busani contro Edi Nicoletti. Va Busani, gol di Busani! E Busani porta in vantaggio Scandiano stavolta. La palla finisce in rete e Scandiano conduce 2-1 in virtù delle reti dei baby terribili Barbieri e Busani. Busani che ora viene richiamato in esultanza un po' più contenuta da parte di Fontana. Siamo comunque con Busani. Attenzione ora, warning per Diego Nicoletti, ultimo avvertimento, probabilmente per proteste in occasione del rigore. Dialogano ancora i due, farebbe bene a tacere Diego Nicoletti almeno per il momento, perché proteste reiterate poi portano, ora sembra tutto più calmo, volevo dire siamo con Nicola Busani, perché un vantaggio di Scandiano contro Montebello in queste condizioni non era una cosa preventivabile a inizio partita, e ovviamente un rigore realizzato, un vantaggio momentaneo di Scandiano porta anche a un'esultanza
diciamo più rabbiosa. E quindi siamo d'accordo con Nicola Busani, poi è stato richiamato comunque verbalmente. Attenzione, conclusione dal distanza di Nicoletti, ce la fa in qualche modo Luca Hernandez, poi il capitan Franchi, su di lui c'è Tataranni, cerca anche di subire fallo, magari già che è a 5 falli Montebello, magari potrebbe andare su. In questo caso poi palla scaricata un po' troppo leggera qua da Casali, deve tenere Scandiano, deve giocare oltre che di cuore anche di grinta. Ora fallo di Farizza, cartellino blu per Farizza. Qua è stato molto bravo Franchi, in bello stile, palla sotto gamba, ha fatto fuori Farizza, Farizza l'ha steso, fallo non assolutamente cattivo, ma evidente, fuori Farizza. E ora Franchi, lo vediamo già pronto, con il tiro diretto, la punizione di prima, cercherà. Anche di iscriversi nel tabellino dei marcatori, vediamo se ci riesce. 21:54 da giocare, 2-1 per Scandiano. Fontana a colloquio con la panchina vicentina, infatti invece ce l'ha con Tataranni. Tutto pronto. Va Franchi, finta di tiro, e Nicoletti è più bravo di lui, ci ha pensato troppo. Capitano Ale che ora si rammarica e grida la sua rabbia. È arrivato troppo sotto Nicoletti, poi Nicoletti ha messo la stecca e gli ha chiuso ogni tentativo di gancio, di conclusione. In sostanza gli ha rubato la palla. Ora Scandiano avrà un power play, vediamo innanzitutto se sarà in grado di recuperare palla. Montebello non ha assolutamente fretta ad andare alla conclusione, ovviamente cercherà di mantenere il possesso. Scandiano non va a pressare, ma forse condividiamo un pochino, ci prova ad andare adesso in maniera un po' troppo leggera. Poi Migueles, attenzione, deve tirare, Migueles lo fa. Ora Scandiano potrà con calma organizzare un'azione offensiva, vedremo. Si schiera a quadrato contro triangolo, attenzione a questi passaggi orizzontali, sempre preda degli attaccanti, messi di punta dalle squadre che difendono a tre. Azione lenta, probabilmente ci sarà un cambio di ritmo quando si avrà la conclusione. Conclusione che avviene di Franchi, molto precisa. Ha fatto paura qua Nicoletti, poi Casale, attenzione Franchi, ancora Franchi. Barbieri va dentro e cerca la conclusione, bravo. In questo caso Lorenzo Barbieri è stato più bravo di lui Nicoletti a opporsi. Buona occasione ancora per Scandiano, ha sfruttato abbastanza bene questa situazione. Ora cercherà di avere un altro possesso in superiorità numerica. 20-15 da giocare, Nicoletti all'indietro per Migueles. Palla ancora Nicoletti, non si vuole scoprire Scandiano. Vuole cercare di non subire anche in 3 contro 4, perché comunque sarebbe anche da stupidi subire un contropiede, comunque una situazione sfavorevole in superiorità numerica. Paiva, raddoppiato contenuto, diciamo, all'indietro, poi Nicoletti deve tirare, non può neanche tirare. Gioco fermo e fallo di squadra Nicoletti, perché ha considerato palla buttata, palla spostata probabilmente, questa è un'interpretazione. Sesto fallo di squadra, 0 ne ha Scandiano, 4 contro 4 intanto, rientra la parità numerica, sempre Scandiano che manovra. Franchi non è riuscito a sfruttare il power play, Scandiano, occasione d'oro per portarsi a un doppio vantaggio insperato. Per ora però il vantaggio rimane, Scandiano vantaggio 2-1 sul Montebello a 19:25 dal termine, quindi manca praticamente un tempo ancora. Ora è lunga, però finora possiamo dire taggio meritato lo scandianese. Paiva, tiro di Paiva, primo palo, respinta di Luca Hernandez, tanta sicurezza da Luca Hernandez a questa squadra. Attenzione ora Paiva, bella iniziativa Paiva, poi sulla volée, diciamo, è stato molto sfortunato qua Paiva, perché aveva la palla, era passata dietro la schiena di Luca Hernandez ma non è entrata, è andata a un millimetro. Bella palla per Casali che non tira, ha cercato un gancio,
gran palla di Capitan Franchi, Tatarani, fine di tiro, poi incespica un po' sulla pallina, ancora Tatarani, attenzione, palla dentro per la corrente Migueles, che non riesce a deviare la palla, poi Nicoletti su Capitan Franchi, pallina d'oro data da Franchi a Casali, prima veramente un taglio stupendo. Ora conclusione di Nuno Paivar, ribattuta di casco, questa è la coppia gol del Montebello, si è fatta vedere in questa occasione dietro porta, assist di Tatarani per Nuno Paivar, è stato più bravo di loro Luca Hernandez, come un felino a respingere alla distanza Migueles, ancora bravo Luca Hernandez, forse non ha visto partire la palla, poi è Barbieri che ha il problema di liberarsi della palla, la intercetta Migueles, Paiva, tiro di Paiva, qualche difficoltà ancora per Luca Hernandez che chiede diciamo l'intervento forse di un arbitro, se abbiamo visto bene, vediamo un attimino dolorante. Nicoletti, palla per Tatarani che la perde, va in contropiede Barbieri, è solo, dovrebbe tenerla la palla, cercare un farlo magari, poi non vi riesce, non era stato aiutato qua, va detto, Barbieri era da solo, poi brava la difesa scandinese a non commettere fallo perché qua stava andandosene Migueles, poi ora va in contropiede 3 contro 2 Franchi, attenzione Barbieri, tira, cerca il primo palo, impreciso in questa occasione Lollo Barbieri, l'idea forse era anche giusta ma non ha trovato l'angolo di tiro, poi Franchi bravissimo a respingere, ancora un 3 contro 2, altra opportunità per Scandiano, Franchi troppo lenta qua, troppo lenta la squadra di Barbieri, contropiede Paiva, attenzione, Paiva respinge ancora da campione Luca Hernandez, Nicoletti, Paiva va dentro, Paiva ancora davanti a Hernandez, un muro Hernandez, gran parata di Luca, questa qua forse la più difficile della serata, va davanti Paiva, è riuscito con tecnica e istinto a dirgli di no, attenzione ora Franchi deve rifiatare, Nicolo Busani, Franchi in possesso di palla, bravissimo capitano in questa occasione, deve pattinare qua Barbieri, non deve farsi soffiare palla, ci vuole un po' l'aiuto delle gambe con il pattinaggio, venire fuori da una situazione del genere, poi magari può buttarla anche fuori, segnare un po' stanco la squadra scandinese ora, e lo capiamo, 16:30 da giocare, intanto è entrato Alex Raffaelli, brutta palla persa da Nicoletti, Raffaelli è solo, bravo a favorire Casali che ha qualche problema, ma Nicoletti fa peggio di lui, quindi palla finisce ancora Capitan Franchi che è un po' stanco, vediamo, questo è fallo forse, stecca su stecca anche questo, chiaramente, settimo fallo di squadra, lui era forse quello più prima, il fallo di Tatarani, stanco anche lui, lo vediamo, però è sempre una mina vagante, scadono intanto i secondi, l'esposizione per Scandiano, mi sembra un conteggio un po' veloce, è stato poi, comunque Franco Ferrari fa a riprendere il gioco con un possesso a favore del Montebello. Farizza cerca spazio per il tiro, non lo trova, Tatarani all'indietro, Paiva finta di corpo a disorientare Barbieri, ancora Paiva, sta con lui Raffaelli, bella palla per Tatarani, ma col mestiere qua Chico Casali gli impedisce la deviazione, poi Franchi cerca forse un fallo, è raddoppiato, falli non ce ne sono in questo caso, quindi ancora Franchi poi si aiuta con la balaustra, Tatarani cerca di disorientare Barbieri, che bravo ancora Tatarani, che rigore, questo è giusto perché la stecca di Casali ha incocciato quella di Tatarani, rigore, niente da dire, Tatarani autore di 20 gol, 4 rigori realizzati su 10, è una buona percentuale nell'hockey, 3 su 13 invece per le punizioni di prima, vediamo ora a 15:40 Tatarani che ha l'opportunità di pareggiare questo incontro, fin qui soprattutto nel secondo tempo complicato per la sua squadra, Luca Hernandez si prende tutto il tempo del mondo, va Tatarani, il tiro fuori, ancora Tatarani, palla dentro per Migueles, non riesce nella deviazione, Migueles è il primo e il più lesto a recuperare palline, Farizza cerca spazio per il tiro, non lo trova, Paiva entra in area, Paiva palla dentro, controllato Tatarani, ancora lo stesso Tatarani,
Paiva dietro porta, cerca di entrare in area. Paiva, bravo Raffaelli a distendersi e a recuperare la pallina. Va come un treno Raffaelli. Raffaelli tira! Raffaelli, bravo Alex. Palla finita fuori. Tatarani, Tatarani cerca spazio. Rimane con lui Frank, chiede calma. Frank lo vediamo stremato e gli viene data subito palla, giustamente. Raffaelli. Bravo Raffaelli, fa fuori due avversari, Raffaelli, il tiro finisce fuori, come nella precedente occasione, finisce fuori, bravissimo Barbieri qua a mantenere la palla, non era facile, Casali, ancora Barbieri, pattina Barbieri stavolta per uscire da una brutta situazione, Franchi, Franchi, gran palla per Raffaelli, Raffaelli, gol di Raffaelli, gol di Raffaelli, stavolta si gira, e la palla finisce tra le gambe di Edi Nicoletti e Raffaelli porta 3 le marcature per Scandiano, 3-1 a 14:25 dal termine. Diamo il benvenuto anche a Alessandro Riglia che viene a pulire la porta di Luca Hernandez, salutiamo anche lui. 3-1 per Scandiano contro Montebello, 14:25 da giocare. Ci ha provato due volte Raffaelli, due iniziative personali, poi dopo una palla al bacio di Capitan Franchi si è girato dalla parte, diciamo, più difficile, ma è riuscito a sorprendere Edi Nicoletti e portare Scandiano 3, Montebello 1. Frizza, Migueles, ora probabilmente sarà un assedio alla porta scandianese, qua forse Busani si aiuta anche col mestiere con la stecca per non far concludere il proprio avversario, Franchi, Franchi, Raffaelli all'indietro, Barbieri per il rientrato Busani, entrato al posto di Chicco Casali, 13:55 ancora da giocare, partita da che può durare una vita, fisicamente Raffaelli sta benissimo, dobbiamo dire, gran gesto tecnico anche soprattutto nella seconda occasione, poi cerca di liberarsi e ci riesce in due occasioni, grande Alex, sua forse miglior partita qui a Scandiano fino a questo momento, poi dovrà probabilmente tirare 5 secondi, fallo di squadra di Raffaelli, ha incocciato Raffaelli la stecca di Tataranni, 13:30 da giocare, primo fallo di squadra scandianese, venuto dopo tre quarti di partita, 7 ne ha Montebello, poi qualche problema tra Farizza e Tataranni che si scontrano nel possesso, poi Migueles, autore dell'unico gol del Montebello realizzato finora qui a Scandiano. Nuno Paiva si gira, bravo Busani a fargli da scudo e a respingere, ora Raffaelli, attenzione alle palle in orizzontale, Barbieri per Franchi, attenzione la Silly Franchi, poi riesce a evitare l'intervento di Tataranni, Franchi, 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 tiro di Franchi, bravo Farizza, più bravo di lui a stargli vicino, a non fargli concludere, è stato bravo quale il capitano Franchi a liberarsi, ma davanti a sé aveva Farizza, che non è l'ultimo arrivato, poi palla scaricata da Nicolò Busani, scadranno i 5 secondi di possesso, così non va persa questa pallina, non va a corsi rischi, e il time out chiesto da Luca Chiarello con Diego Nicoletti già dentro, sono in 5 esterni fuori, dovrebbe prima uscire un giocatore, esce in questo momento Tataranni, diamo un'occhiata intanto agli altri risultati, Valdagno Monza 1-1, Lodi Grosseto 5-1, Trissino che sta vincendo a Breganze 5-2, Follonica che sempre sta vincendo Forte dei Marmi 3-2 e ora il Sandrigo in vantaggio sul Correggio 3-2. Qui Scandiano nel secondo tempo, dobbiamo dire Scandiano merita questo vantaggio, sta giocando bene con tutti gli effettivi, sottolineo la prova di Luca Hernandez perché rientrare dopo più di un mese, capiamo la voglia di giocare, ma non allenandosi insieme ai suoi compagni, vediamo se sarà lo stesso per quando rientreranno gli altri suoi compagni spagnoli, però se questa è la risposta, vogliamo sottolineare
le ottime prestazioni di Matteo Vecchi finora, che è cresciuto notevolmente e ha fatto parlare anche gli addetti ai lavori nazionali, queste cose. Al termine della partita intervisteremo in diretta proprio Luca Hernandez e Massimo Tataranni, quindi non staccheremo con la diretta e intervisteremo direttamente i due giocatori. Tanto ripreso il gioco, siamo a metà secondo tempo, palla intercettata da Nuno Paiva, vediamo se il time out chiesto da Chiarello ha fruttato qualcosa di positivo per la formazione. Tiro insidiosissimo, poi bravo Barbieri a essere più lesto di Migueles, a far ripartire Raffaelli in contropiedi come un fulmine, va Raffaelli, palla per Franchi, tiro sul primo palo, forse sarebbe finita fuori la conclusione. Buono comunque il contropiede, ma molto bravo Lollo Barbieri qua a soffiare palla a Migueles. È l'inizio dell'azione molto importante, poi guadagna spazio Farizza, poi Barbieri va in due contro una e questo è cartellino blu, è stato spinto. Nino Paiva spinge Barbieri, che fisicamente sta dimostrando veramente grossi doti in questa partita. Ennesima occasione per Scandiano, chi andrà? Sempre capitan Franchi. Chiarello chiede basta proteste a Nicoletti, che era già stato richiamato. Cartellino blu con Paiva che franata addosso a Barbieri, che era in contropiede 2 contro 1. Poi giustamente Chiarello si prende lui la responsabilità di parlare con l'arbitro, un giocatore che era già stato, diciamo, sanzionato. 11:48 da giocare, capitan Franchi sul tiro diretto prende un po' fiato, intanto capitano mai sceso in questa partita. Parte Ale Franchi, tiro di Franchi, respinta di Nicoletti, Franchi alza troppo la palla, finisce fuori, occasione ancora sprecata. Franchi dice ha toccato la palla Nicoletti, Ferrari intendiamo gli dica di no, perché punizione in possesso sarà per Montebello. Ora vediamo Barbieri, interpretiamo un attimo il pensiero, non vorrà subire sicuramente gol in superiorità numerica, questo è chiaro. Vediamo se ci sarà una ricerca aggressiva della palla o un contenimento come è avvenuto prima, che comunque ha portato a una grande occasione. Le occasioni per Scandiano ci sono questa sera, però coi tiri diretti c'è qualche problema. 11:44 da giocare, 3-1 per Scandiano su Montebello, 7-1 dell'Ogdi su Grosseto, sempre 3-2 Follonica a Forte, Sandrigo Correggio 3-2, Valdagno Monza 2-1. Riprende il gioco qua Farizza, cerca di andare in contropiede, va dritto in porta, poi Raffaelli su di lui, va, viene raddoppiato ora Farizza, Raffaelli gli ruba la palla, poi è Nicolo Busani qua, una palla a due probabilmente, no, riesce Michele Sanzone, Nicoletti, tiro di Nicoletti, gol, quello che non doveva succedere è successo. Scandiano non può prendere gol in superiorità numerica. Raffaelli, Nicoletti non ci ha pensato due volte, ha ricevuto palla in mezzo secondo, se l'è sistemate, tiro potente, preciso, che ha insaccato, 3-2, Scandiano è ancora in vantaggio di un uomo, vediamo se saprà capitalizzare questa occasione. Fa male questo gol subito da Scandiano, perché era in fiducia, anche se aveva sbagliato, attenzione ora il tiro di Raffaelli da fermo, palla finisce fuori, ancora Raffaelli, palla per Busani, ancora Raffaelli, 11:03, Busani cerca di fare muovere la difesa avversaria, capitan Franchi sul lato sinistro, Raffaelli ha cercato Busani, ha recuperato palla Farizza, poi Migueles,
Attenzione al taglio di Nicoletti, Migueles, tiro, para di testa ancora Luca Hernandez, questa è una sassata, ora va in contropiede Busani, devono seguirlo i suoi perché poteva essere un contropiede, anche se c'erano due difensori già piazzati, palle precise, ora Franchi, attenzione passaggi orizzontali, Franchi, Raffaelli. Sembra non crescere adesso Scandiano, è sempre un uomo in più, deve cercare almeno di concludere una volta, un'occasione pericolosa. Raffaelli, tiro in porta di Raffaelli, finisce fuori, devia ancora Nicoletti, poi bravo Busani a respingere, Franchi, attenzione, Raffaelli, Busani non controlla bene Busani, sfuma l'azione, un po' stanca Scandiano, ora 9.50 da giocare, partita ancora lunghissima, Farizza. Cerca un'altra schiaccia di Farisa, gran numero e gran parata ancora di Hernandez. Sono tornati in 4 contro 4 ora. Busani. Scandiano un po' scioccata dal gol subito da Nicoletti, un po' non se l'aspettava, un po' non doveva farlo, non doveva subire questo gol. Ci sta a subire un gol, Montebello, figuriamoci, però superiorità numerica fa male. Franchi all'indietro, Busani. Deve rimanere di testa ancora Scandiano, deve essere convinta che può ottenere punti stasera. Raffaelli, attenzione, forse qua poteva con un po' di mestiere ottenere qualcosa di più. Doppia conclusione di Barbieri, poi il fallo qua forse su Stecca, non ravvisa niente Fontana, quindi riparte Migueles, 8.50 da giocare, Paiva, tiro di Paiva, respinge sul primo palo con i gambali, Luca Hernandez sempre attento. Grande prestazione del portiere spagnolo. Paiva fuori per Farizza, tiro dalla distanza di Farizza, finisce fuori. Primo più lesto di tutti e Franchi, fallo di Migueles, l'ottavo. Fallo speso male qua da Migueles, forse perché andare con veemenza dietro l'area avversaria per commettere fallo, sì, ci può stare la pressione, però partita corretta comunque, maschia ma corretta. Posto in palio molto grande per Scandiano, è inutile dirlo. Per Montebello in piena corsa playoff, una grande stagione. Paiva, gol di Paiva, trova l'angolo sulla destra di Luca Hernandez. Nuno Paiva si iscrive nel tabellino dei marcatori. Primo gol per lui questa sera, 23esimo. Giocatori di movimento di Montebello hanno segnato in 5, 23 per Nuno Paiva, 20 per Tataranni, 9 per Juan Farizza, 8 per Migueles, 11 per Nicoletti, ora Franchi, tiro sul primo palo deviato, 3-3 tra Scandiano e Montebello, 8 da giocare, 8-0-5 da giocare, Farizza, Scandiano sembra un po' stanca adesso e ovviamente non può essere altrimenti, Raffaelli, viene pressato, raddoppiato, contropiede, attenzione, no, ha dato la palla al compagno sbagliato, si era piazzato meglio Barbieri, in questo caso Farizza, Migueles, gira a largo per Nicoletti, Farizza, tiro di Farizza, ci mette un po' troppo a tirare, Franchi viene favorito dall'impallo e può ripartire, parla per Casali, Casali su di lui, Nuno Paiva che gli ruba correttamente la pallina, poi fa ripartire Nicoletti, attenzione Nicoletti, finta di tiro su Juan Farizza, Farizza all'indietro, Migueles, 7.15 ancora da giocare, Migueles, tiro di Migueles, ribattuto da Casali, quindi il possesso ancora Montebello, ora time out chiesto da Massimo Barbieri che vuole consigliare qualche cosa ai suoi che sono un pochino in calo, logicamente ce l'aspettavamo, anche un assedio da parte dei giocatori di Chiarello. Intanto esce Barbieri e rientra Busani, oltre ad avere fuori Scandiano, lo ricordiamo, Jorge Fernandez e David Ballestero, ancora a Fontanesi sicuramente impossibilitato, diciamo noi, a giocare, lesione al tendine di una mano in panchina per onor di firma. 8-1 dell'Odi sul Grosseto,
vediamo sempre 2-1 del Valdagno sul Monza, 6-3 vince il Trissino a Breganze, 4-3 vince il Follonica a Forte, sempre in vantaggio il Follonica, e 3-2 sta vincendo il Sandrigo sul Correggio, 2-2 ora Valdagno Monza, non demorde la squadra di Cola Maria a Valdagno, che è un po' in calo in questi ultimi tempi. Per riprendere il gioco qui a Scandiano, 7-09 del termine, 3-3 tra Scandiano e Montebello in questa partita bella, divertente e anche equilibrata, dobbiamo dire. Ha vissuto varie fasi questa partita, dove il primo tempo sono sostanzialmente equivalsi le due squadre, nel secondo tempo la prima metà completamente a marca scandianese, veramente una grande prestazione. Ora Scandiano paga un po' le conseguenze di un grande sforzo fisico effettuato, il Montebello ne ha sicuramente approfittato. Nicoletti, finta di tiro per trovare Migueles, poi in qualche modo Raffaelli riesce a riconquistare palla. Grande prova di Alex Raffaelli, dobbiamo dirlo, oltre al gol. Grande prova fisica e tecnica. Ora Farisa, tira palla dentro a Migueles, finta di tiro, ha trovato Migueles libero che ha fulminato. Luca Hernandez ha riportato in vantaggio il Montebello dal 3-1 al 4-3. Franchi s'arrabbia, la partita non è finita, Scandiano deve riprovarci, ha avuto tante grosse occasioni, soprattutto deve rammaricarsi Scandiano per aver fallito i tiri diretti, troppi tiri diretti. Ma il tempo ce n'è ancora, vediamo se Scandiano saprà ritornare in partita, quindi doppietta per Migueles. Qui a Scandiano 4-3 per il Montebello. Franchi perde palla, Migueles. 6 minuti ancora da giocare. Scandiano 3, Montebello 4. Farizza, Nicoletti. Ancora Migueles. Tira Nuno Paiva, favorito. Aveva un po' di luce in questa occasione. La giunta è stata sporcata. Raffaelli cerca di andare in contropiede, ora Casali. Raffaelli cerca di liberarsi di Farizza, con un po' di mestiere lo porta fuori. All'indietro per Nicolo Busani. Casali, ancora Raffaelli, 5-20 da giocare. Raffaelli lascia lì la palla, poi cerca di riconquistarla. Farizza, conclusione di Farizza, palo interno, attenzione, Migueles ancora, respinta la conclusione da Casali, poi contropiede Raffaelli, palla dentro, un po' difficile questa palla per raggiungere Franchi, squadra stanca, squadra scandianese, da qualche minuto, purtroppo era difficile che Scandiano mantenesse questo ritmo per 50 minuti. Cerca ora anche l'apporto di Filippo Fontanesi, che quindi sarà di questa partita in questi ultimi minuti. Ci vuole provare Massimo Barbieri a metterlo in pista nonostante sia claudicante. Farizza, Nuno Paiva. Nicoletti sul primo palo, bravo a rimanere fermo Hernandez, ora riparte Casali. Franchi, Raffaelli, ancora Franchi, 4-10 da giocare, Franchi perde palla, Migueles il migliore dei suoi sicuramente, anche in virtù della doppietta che sta finora decidendo il match. Nicoletti, Nuno Paiva, pronto Filippo Fontanesi per questi ultimi 4 minuti, entrerà quando ci sarà la prossima occasione. Guardiamo anche i falli di squadra, Scandiano ne ha uno, quindi non fa testo, ma Montebello ne ha 8, quindi nei possessi. Vediamo che la squadra di Chiarello cerca di far trascorrere i secondi più che andare a cercare una conclusione per cercare di chiuderla questa partita. Paiva all'indietro, gioca nei quattro cantoni, un pochino ora all'indietro per Migueles, lontanissimo, cerca una deviazione avanti a porta, poi Franchi caparbiamente recupera palla, c'è il cambio ora. Franchi, tiro di Franchi, ribattuto ancora Franchi, attenzione contropiede, Montebello, Nicoletti, Farizza, palla dentro,
tiro di rigore viene assegnato da Ferrari. C'è stata la spinta e a 3:11 intanto viene chiamato un time out. Chiarello vuole che Nuno Pavia vada subito a sentire cosa ha da dire. Vediamo se è 3:11 del termine. Non è bello questo qua, era un rigore decretato a causa di una spinta. Pareggia il Forte dei Marmi in casa col Follonica 4-4. Sandrigo sempre in vantaggio sul Correggio 3-2, 9-2 dell'Odi sul Grosseto. Finale Valdagno Monza 2-2, primo finale di questa sera. Sarà Nuno Paiva a cercare di portare a un doppio vantaggio la squadra veneta. Nuno Paiva ha un 3 su 5 sui rigori, quindi buona percentuale anche per lui. Non ha mai segnato su tiro diretto, uno 0 su 4. Comunque nei rigori ha una percentuale più alta del 50%, quindi vediamo, si scambiano uno starting five. Paiva e Hernandez, Paiva contro Hernandez, tutto pronto. Va Paiva, respinge Hernandez. Attenzione a Nicoletti, il più lesto di tutti, questo non doveva succedere. Ora Chico Casali a terra, non abbiamo visto niente, quindi non possiamo dire se magari è scivolato. E sembra sia scivolato qualcosa, problema a un polso, crediamo. Il primo ad arrivare è stato Nicoletti, veramente come un fulmine. La sua conclusione, vista da Paiva, la sua conclusione è finita fuori, quindi c'è ancora vita per Scandiano, 3-0-4 da giocare. Scandiano ha fornito un'ottima prestazione stasera, di là di come sarà il risultato, deve solo rammaricarsi per aver sprecato troppe occasioni. Stasera le ha avute, ne ha avute tante, qualcuna l'ha capitalizzata. Franchi all'indietro per Raffaelli, Casali 2:40 dalla distanza, Casali deviazione, la palla torna ancora in possesso scandianese perché la palla è stata deviata. Casali all'indietro per Raffaelli, ancora Raffaelli cerca di liberarsi del suo diretto avversario. Casali, ancora Raffaelli, palla difficile questa di Casali, attenzione Raffaelli, si libera di Raffaelli, tira dalla distanza, finisce fuori, il più lesto di tutti è Nicoletti che sbrolla una bella matassa perché molto in palla Nicoletti in questo momento del match, 2:10 da giocare, ha riportato in vita i suoi, lo ricordiamo, sotto di 3-1, in inferiorità numerica. Nicoletti ha un po' preso per mano questa squadra, poi Migueles comunque con una doppietta, loro due a mio avviso sono i migliori del Montebello. Farizza, Migueles 1:50, fa trascorrere i secondi la squadra di Chiarello, è evidente, vediamo. Nella gestione del possesso palla sfrutta il non pressing degli scandianesi che non ne hanno forse più. Nicoletti 1:30, scadono i secondi, non tira neanche il Montebello. Chiarello chiama i suoi a raccolta, in attenzione a questo momento cruciale, 1:30 da giocare. Raffaelli, palla dentro, insidiosa, a cercare Fontanesi. Qua da Scandianese va un pressing un pochino blando. Scadono in tanti secondi, Montebello non riesce a uscire dalla propria metà campo. Ora la palla
va verso il limite dell'area, non vuole neanche commettere fallo, è a 8 Montebello. Scelta di Chiarello è stata quella di non concludere neanche in porta. Punizione interessante, un metro e mezzo fuori l'area. Raffaelli, Franchi, non riesce a tirare in questo caso, è stata brava la difesa anche del Montebello a chiudersi. Franchi, palla dietro, trova Paiva che va in contropiede, cercherà di tenerla, sì, cerca di tenere la palla, abbiamo indovinato. Un minuto esatto al termine, 35 per andare al tiro per la squadra allenata da Luca Chiarello. Intervisteremo a fine gara Tataranni e Luca Hernandez, ricordiamo in diretta. Ora perde palla Montebello, 45 secondi da giocare. Meditiamo che Luca Hernandez vada fuori per quest'ultimo attacco, forse un po' presto, ma è pronto Lollo Barbieri a entrare. Tiro dalla distanza di Raffaelli, cerca la palla in mezzo Fontanesi, interessante, bravo Filippo ad avere questa intuizione, poi non riesce Raffaelli a concludere. Migueles, Nuno Paiva, 20 secondi, tiene palla, può andare fino al termine Montebello. Paiva, dall'altro la sua classe, poi perde palla Paiva, Casali è solo, contropiede Franchi, Franchi, palla per Fontanesi un po' lunga, Fontanesi, palla dietro, attenzione, ora contropiede, finisce la partita in questo momento. Montebello vince a Scandiano 43, quanta fatica a Scandiano, solo rammarico perché potevano esserci i primi punti dopo tanto tempo, ma la partita finisce 4 reti a 3 per Montebello. Montebello con in avanti per 1-0 nel primo tempo, Scandiano si era portata fin sul 3-1, ma alla fine Montebello è ritornato in partita ed ha vinto questo incontro 4-3. Adesso ci prepariamo per intervistare i protagonisti. Attendiamo Luca Hernandez per queste impressioni su questa partita persa da Scandiano di misura contro il Montebello. Sarà sicuramente rammarico da parte sua. Siamo contenti del suo ritorno, adesso glielo diremo anche.
Luca, sei tornato qui a Scandiano, innanzitutto bentornato, è andata male. Da una parte sono felice per tornare a aiutare la squadra e la società, ma oggi no, sono triste perché abbiamo perso la partita noi, quindi dobbiamo lavorare ancora più ogni settimana perché ancora manca molta strada per fare. Sì, abbiamo ancora della strada, ci saranno i play-out da organizzare. Manca ancora qualcuno, stanno rientrando, sei rientrato, ti abbiamo visto come se non fossi mai uscito, sempre super. Grazie, ma ho molta fiducia da questa squadra, anche dei giocatori che sono fuori, dei giovani, quindi dobbiamo prendere molta fiducia da questa squadra perché ancora manca. Abbiamo visto che tutti i giovani che in realtà dovevano crescere pian piano sono tutti cresciuti e stasera hanno dato la dimostrazione di forza. E tu hai dato molta sicurezza, ma hai trovato anche una squadra molto sicura. Sì, noi abbiamo fatto una partita di meglio a peggio e io credo che ci è mancato un po' di fisico, di esperienza, ma sono felice sì. In parte. Sono d'accordo con te, infatti gli ultimi 7-8 minuti si vedeva proprio che la squadra aveva dato già tutto, ma questo fa ben sperare per il prosieguo e anche della partita di sabato prossimo a Follonica. La prima partita speriamo che siamo tutti a posto, credo che Davide anche Pepe già sono a posto, quindi già ora inizia di nuovo questo. Grazie e in bocca al lupo. A te. Aspettiamo se riusciamo a recuperare anche Massimo Tatarani per sentire le sue impressioni. Un altro qualche collaboratore che è andato a pescare, eccolo qua che ci sta raggiungendo. Grazie Massimo, abbiamo rubato la doccia. Massimo Tatarani, una partita un po' complicata che comunque avete portato a casa. Sì, si sapeva, guarda che in tutte le piste dove si va è difficile. Potevamo far meglio, abbiamo giocato male, questi ragazzi dello Scandiano hanno fatto una gran partita. Onore a loro perché meritavano forse qualcosa in più, va bene così, i tre punti sono fondamentali per noi, anche giocando male, dai, ci rifaremo sabato. Grazie intanto per le parole, anche per qualche tuo ex compagno, abbiamo visto comunque una squadra che dopo quando è stato il momento però l'ha portata a casa, questo forse è l'aspetto positivo di questa sera. Beh, dobbiamo prendere solo quello di positivo perché il resto è tutto da rivedere. Forse ci siamo rilassati un po', è cosa che non si fanno in tutte le piste, sia con l'ultima che con la prima, però poi il carattere e l'esperienza a volte fa la differenza. Oggi è andata bene a noi e ci sono state anche altre partite che non abbiamo fatto grandi partite, però le abbiamo portate a casa, questo vuol dire che comunque non molliamo fino alla fine. Comunque siete una bella squadra, avete vinto a Bassano, un ottimo pareggio contro il Forte, siete in una buona posizione di classifica in piena zona playoff, quindi adesso avete il Lodi, la prossima partita, cercherete di fare uno sgambetto anche a loro. Sì, noi siamo partiti comunque con la voglia di far bene, la squadra è importante, è una buona squadra, però poi la pista è quella che decide. Il giorno di andata comunque siamo arrivati quinti, è un obiettivo, l'abbiamo già raggiunto facendo la Coppa Italia, però bisogna lavorare per andare avanti, l'obiettivo nostro è entrare nei playoff e poi giocarcela con tutti. Poi sabato è una bella partita, viene il Lodi. Sicuramente non sarà la partita che abbiamo fatto stasera. Ti ringraziamo e in bocca al lupo. Crepi e in bocca al lupo anche allo Scandiano, e qui ho dei bei ricordi e in bocca al lupo a tutti. Grazie,
due volte a Scandiano, ricordiamo, più di 20 anni fa, e adesso quindi ti ricordiamo molto volentieri, sempre con molto affetto. Sì, vabbè, il rammarico più grande l'anno scorso è stato proprio non finirla, perché stavamo facendo delle belle cose, io stavo bene qui, però va bene, speriamo per il terzo anno, forse ci sarà la terza volta, dai. Proviamo ad andare avanti fino a 60 anni tranquillamente. 3-4 anni ancora vorrei fare, dai, però vediamo. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.